E grazie a Valeria Portale, grazie davvero. Diamo il benvenuto sul palco del Foglio a Carlo Nordio, ex magistrato, seguito di inchieste importanti delle Brigate Rosse al MOSE. Lo intervista Simone Canettieri del Foglio. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a Carlo Nordio. Io andrei subito dritto proprio. Giustizia e innovazione è un simbolo, è una pia illusione, noi siamo ottimisti, quindi ci sarà un po' di innovazione. Cosa però dobbiamo aspettarci? Posto che Carlo Nordio, tra le tante cose che è, oltre a essere anche un quasi collega, perché scrive ed è un editorialista anche sul Messaggero e su altri giornali, è il presidente del Comitato per il Sì e Referendum. Quindi non gli chiederemo cosa vota domani. Però, appunto, innovazione e giustizia. Intanto grazie per l'invito e la vostra cortese attenzione. Detto in due parole, l'innovazione più importante deve essere un'innovazione costituzionale. Noi abbiamo una Costituzione che è stata ideata e promulgata nel 1948, quando il Costituente aveva di fronte a sé, naturalmente io parlo della giustizia penale perché è il mio argomento e penso di essere stato invitato per questo. Il Costituente aveva davanti a sé il modello del codice Rocco, del codice fascista, che era un codice inquisitorio che comprendeva tutta una serie di requisiti, l'unità delle carriere, la obbligatorietà dell'azione penale, eccetera. E questi principi sono stati introdotti nella Costituzione. Paradossalmente, questa Costituzione si è adattata al codice procedurale fascista di 30 anni prima. Senza immaginare che 40 anni dopo sarebbe entrato in vigore il codice Vassalli, codice firmato da una medaglia d'oro della Resistenza, che però si è rivelato incompatibile con la Costituzione, perché la Costituzione aveva recepito i principi del codice fascista. Quindi abbiamo una Ferrari con il motore della 500 e la Ferrari si è inceppata, perché un codice come quello voluto da Vassalli, che è modellato sul codice anglosassone, accusatorio, orale, cosiddetto alla pari mezzo, funziona solo a certe condizioni: la separazione delle carriere, la discrezionalità dell'azione penale, la differenza tra il giudice del fatto, il jury che emette il verdict, e il giudice del diritto, il judge che emette la sentence, e soprattutto i poteri del pubblico ministero, che negli Stati Uniti sono molto grandi, come li abbiamo noi, perché sono i capi della polizia giudiziaria, ma sono bilanciati da una responsabilità, perché il pubblico ministero, il district attorney americano, è elettivo, mentre in Italia il pubblico ministero ha questo potere immenso e non risponde a nessuno, perché gode delle stesse garanzie di indipendenza e di autonomia del giudice che sono state previste nella Costituzione che aveva in mente 30 anni fa appunto il codice fascista. Quindi stiamo facendo, è rispettando, diciamo, il silenzio elettorale, però qualche indicazione su... Queste sono indicazioni di ordine puramente tecnico. Cioè noi o cambiamo la Costituzione o cambiamo il codice di procedura penale. È una riflessione tassonomica, come sentivo. Esattamente. No, però rimane sempre poi il problema. Perché la politica finora è stata sempre così, voglio essere, insomma, garantista, timida nei confronti appunto di tutto ciò che riguarda l'impalcatura e le riforme della giustizia, perché da destra e da sinistra ci sono stati prima Repubblica, seconda Repubblica, soprattutto nella seconda Repubblica, l'alternanza anche di governi, però ci sono sempre tutti fermati là. Beh, se dovessi esprimermi con il cosiddetto latinorum che usano i giuristi, direi per due ragioni: una de damno evitando, cioè per evitare un danno, e l'altra de lucro captando, cioè per ottenere un vantaggio. De damno evitando cosa significa? Significa che la politica in gran parte ha avuto e ha ancora paura della magistratura, ha paura che queste innovazioni portino a delle reazioni che non siano soltanto quello dello sciopero che abbiamo visto di recente, che per fortuna è fallito, ma anche delle vere e proprie indagini, cosa che abbiamo visto
visto fare, e credo che il libro che ha scritto l'ex presidente Renzi sulle sue disavventure giudiziarie su questo sia molto significativo. De Damme del lucro captando, perché? Perché la politica, essendosi molto indebolita, ha approfittato delle indagini giudiziarie per eliminare gli avversari politici che non riusciva a eliminare nelle urne elettorali. E quindi si è inventato il principio per cui sia sufficiente che un politico, un amministratore, sia raggiunto da un'informazione di garanzia perché debba fare un passo indietro. Ecco, ha strumentalizzato le inchieste politiche. È un film che abbiamo visto e che conosciamo. Adesso c'è Draghi, però. Draghi, questo un anno e mezzo che governa, come si è mosso secondo lei? Non le chiedo di fare le pagelle, però a me piacciono i titoli, quindi... lo promuove o lo boccia Draghi sul fronte della giustizia? Globalmente, globalmente potrei dire che ha salvato l'Italia, senza di lui chissà dove saremmo. Sulla giustizia va tenuto conto quello che diceva lei prima, è la politica, cioè il Parlamento che fa le leggi. La ministra Cartabia si è mossa nella direzione giusta e ha ottenuto il minimo sindacale per gli aiuti che l'Europa ci ha promesso e ci ha anche dato. Sono dei piccoli passi nella giusta direzione, che però sono assolutamente insufficienti per la riforma epocale, rivoluzionaria che spieghiamo noi. Naturalmente questo perché? Perché le leggi le fa il Parlamento, e questo Parlamento non è assolutamente in grado, né per volontà politica, né per ragioni anche di tempo e capacità, di fare delle riforme vere. Quindi lo promuove con riserva, mi sembra di capire, dovendo ha raggiunto i suoi obiettivi, che erano quelli di ottenere gli aiuti europei con delle piccole riforme. Bisogna sempre fare i confronti tra i mezzi che hai a disposizione e i fini che ti proponi. Diciamo che con i mezzi che aveva, i fini che si è proposti li ha raggiunti e quindi è promosso. Bene, questo lo mettiamo a verbale. E no, io a volte poi sto qua e da notte dico, ma era un Quirinabile, quindi ci racconta che adesso salto un po' di in frasca, però è una curiosità. Quando hanno detto la votiamo, ti votiamo, immagino, era una candidatura, diciamo, comunque anche di bandiera, c'era cioè un significato, però quando uno si trova dentro, davanti alla televisione, e escono Nordio, cioè come nasce questa cosa, al di là poi del pathos, dell'emozione o dell'empatia con... Beh, ovviamente è un grande onore vedere sul tabellone del Parlamento che dopo i 600 voti di Mattarella ce ne sono quasi 100 della mia modesta persona. Punto primo, non è mai stata una candidatura, io non sono mai candidato a nulla e ho sempre detto che un magistrato non deve fare politica attiva e non deve candidarsi né durante, né prima, né anche dopo. È stata una indicazione, è un'indicazione che è arrivata prima da un centrodestra abbastanza riunito che aveva presentato questa terna, no? Moratti, Pera e Nordio. Poi, per l'iniziativa dell'onorevole Meloni, si è concentrata sul sottoscritto. Devo dire che, naturalmente, è stata chiesta l'autorizzazione, e mi è piaciuta anche la motivazione, perché l'onorevole Meloni ha detto che sapeva benissimo che io sono un liberale radicale, cioè chi legge i miei 25 lettori sanno che io sono un liberale radicale, che scrive sempre le stesse. E che proprio per quello voleva puntare su una persona, quantomeno simbolicamente, anche per dare evidentemente un messaggio di evoluzione del suo stesso partito. Questo mi ha fatto molto piacere. Poi, quando ho visto che si sono aggiunti voti provenienti anche da altri settori, perché se ne sono stati 30 o 40 in più, questo mi ha fatto molto più piacere, ma non per la mia modestissima persona, che sarebbe stata assolutamente inadeguata a quell'alta carica, perché non ho esperienza politica, non ho esperienza amministrativa, non ho esperienza di nulla. Però era indicativa di una evoluzione in senso liberale, libertario, garantista, che io credo di aver sempre espresso nei miei articoli. No, lei adesso ha citato Meloni e mi viene in mente l'altro partner della Meloni e della destra, che è Matteo Salvini. Lei li conosce entrambi? Sì, certo, sì, abbastanza, sì. Qual è il problema, secondo lei? Che Meloni ha innovato troppo o che Salvini sta tornando alla età della pietra, politicamente? Ma guarda, a me è difficile parlare di politica perché, naturalmente ne scrivo, ne parlo in funzione della giustizia. Tassonomico, tassonomico, guarda, c'è una contraddizione che io ho rilevato proprio da parte dell'onorevole Salvini, è questa.
Noi abbiamo studiato anche assieme, perché io sono stato chiamato varie volte alla Commissione di Giustizia della Camera e del Senato sulla legittima difesa, e addirittura avevano ideato questo slogan che la difesa è sempre legittima. Naturalmente abbiamo messo dei paletti, io ho detto guardate che la difesa è sempre legittima quando c'è la proporzione, nel senso che tu non puoi reagire con il mitra a chi entra in casa tua con la fionda, ma nell'ambito della proporzione la difesa è legittima. E poi vi vedo che un paese come l'Ucraina viene invaso con i carri armati e gli aerei e le stragi, e poi mi sento dire che invece bisogna cercare la pace, bisogna cercare il dialogo con una satrapo che sta al Cremlino, che ha fatto questa invasione brutale, e che in quel caso la legittima difesa quasi non dovrebbe valere. Cioè, la mia idea è molto semplice: se uno ti invade con i carri armati, è giusto dargli i carri armati. Lo dice l'articolo 51 della Convenzione dell'ONU e lo dice l'articolo 52 del nostro codice penale. Quindi io sono senza se e senza ma, lo dico chiaramente, a favore che l'Italia rifornisca di armi all'Ucraina per tutto quello che serve, difensive, offensive, pesanti, non pesanti, che serve per respingere il nemico. Che è un tema appunto che divide però questi due leader che lei conosce, è stato bravissimo a sviare. Lei mi chiede i temi di sì, poi è ovvio che se mi chiede del referendum, siamo, ecco, qui per esempio le idee sono diverse, perché per esempio sappiamo bene che l'onorevole Meloni su alcuni temi del referendum, lei invita ad andare a votare, questa è la cosa fondamentale, perché molti sul referendum vorrebbero sommare l'astensionismo fisiologico che ci sarà con il voto del no. Questo non è reale, perché questa disaffezione verso le urne ormai è fisiologica, ma non è corretto votare chi va al mare perché si disinteressa di queste cose con chi invece è contrario. Quindi è rispettabilissimo chi va a votare, vota 5 no, ma non sommi questa astensione con un voto negativo. Sappiamo che l'onorevole Meloni è contraria, per esempio, al referendum sulla custodia cautelare, Salvini è per il 5 sì, io presiedo un comitato, quindi non voglio parlare perché siamo in giorno pre-elezioni, ma ecco sì, questo è un argomento in cui le due opinioni divergono e io magari sono più dall'altra parte, visto che presiedo questo comitato. Io l'ho vista a Milano, alla convention di Giorgia Meloni, molto applaudita. Molto applaudito, e qualcuno subito ha vagheggiato, cioè, ecco il governo Meloni con Nordio ministro, visto che lei non si candida alla presidenza della Repubblica, posso immaginare che figuriamoci, giusto? È ovvio, ma guardate, vi dirò anche di più, nell'immaginario collettivo il ministro della giustizia è un po' il deus ex machina risolutore di questi problemi annosi che abbiamo, ma questo non è vero. Il ministro della giustizia conta pochissimo nel fare le riforme, conta nell'amministrazione, conta nell'organizzazione del ministero, ma le riforme le fa il Parlamento. Non abbiamo avuto ministri della giustizia di destra, di sinistra, di centro, che non sono riusciti a fare assolutamente nulla perché il Parlamento glielo ha impedito. Quindi l'idea, cioè, Nordio del ministro della giustizia, a parte che non sarei in grado di farlo, a parte che dovrei cambiare la città e non vorrei cambiare la vita, a parte che alla mia età insomma certe anche stati stress potrebbero essere nocivi, a parte tutto questo, il pubblico, il ruolo di ministro della giustizia non è così risolutivo come sembra. No, questo no, assolutamente, però era insomma il suo nome circolava. Grazie, l'abbiamo registrato. E dico pure una cosa un po' magnota che dicevano a Pini Nordio: Salvini quando era in auge stava con Salvini, adesso è salito sul carro della Meloni. È una cosa maligna. Di tutte le malignità che sono state dette in questi anni, soprattutto da una certa parte politica, probabilmente questa è stata la meno violenta. Ma lo sanno tutti che io non sono candidato, non sono iscritto a nessun partito, non sono candidato per nessuno, non mi candiderò mai. Le mie idee sono quelle che sono, su certe cose sono quelle dei radicali. Io sono iscritto all'associazione Luca Coscioni, entrambi, sia l'onorevole Meloni sia l'onorevole Salvini, mi pare siano contrari. Chi si sente di più al telefono? Posso dire, visto che l'onorevole l'ex presidente Renzi alla Leopolda, quando mi ha invitato a parlare, perché io sono stato invitato alla Leopolda, e lo ha scritto anche nel suo libro, ha scritto che, e lo ha detto ufficialmente, che quando era primo ministro aveva chiamato molte volte al telefono il
lui dice giù il dottor Nordio, ed era vero, io poi ero in servizio, naturalmente non l'ho mai detto a nessuno, e perché chiedendo dei consigli, e Renzi poi ha aggiunto, e purtroppo non li ho mai seguiti. Ecco, potrei essere considerato un renziano, no, in realtà io quelle cose che scrivo da 25 anni le dico, se uno le prende, ma può prendere anche Travaglio, perché qualcuno, perché si può sempre inciampare nella verità, magari per puro caso, anche senza accorgersene. È come un orologio, no, che due volte al giorno anche l'orologio lo segna. Carlo Nordio, grazie per essere venuto qua.